La legge 281, che è del 91, oggi ha compiuto 20 anni nel nostro territorio, sto parlando della realtà gallurese, è una legge sulla carta. Allora dico io, andrebbe rivista probabilmente anche. No, ma non è che va rivista, andrebbe rispettata soprattutto. Soprattutto. Se io metto la macchina lì, passa il vigile, mi mette la multa. E perché tu, istituzione che in 20 anni non ha mai fatto niente? Mai niente. Non hanno mai fatto niente. Io 2 settimane fa ho mandato in regione l'ennesime lettere, ho sempre mandato chiedendo che fine abbiano fatti questi 2 milioni di euro, perché a me interessa sterilizzare non solo i cani del nostro rifugio, ma anche i cani di proprietà. Il problema del randagismo nasce fuori dal rifugio, non nasce dentro. Allora ho mandato alla regione l'ennesime lettere dove non mi ha mai risposto. 2 settimane fa gli ho mandato la posta elettronica certificata dove io ho chiesto che fine abbiano fatto i 2 milioni. Mai ricevuto risposta. Nessuna risposta. Ma forse quando mi chiamerà il procuratore a Tempio, perché essendo stati noi denunciati per aver violato un articolo, io le chiederò, abbiamo presentato un dossier così alla regione. Incredibile. Certo, ci sarebbe da capire meglio quali sono stati questi problemi in base a quest'articolo con la ASL, insomma mi fa pensare Sergio. E sostanzialmente forse la nostra è un po' così. È un po' un'utopia pensare che le cose possano andare per il verso giusto. Io devo dire, non lo so, forse perché sono sempre ottimista per natura, che tutto sommato è chiaro che il nostro problema permane e non si è ovviamente risolto. Però io constato un discreto miglioramento in senso, diciamo, generale, non nel rapporto istituzioni-LIDA, ma nel rapporto gente, nel rapporto sardi nei confronti degli animali. Voi stasera vedrete qua, forse la più parte saranno turisti. Dobbiamo sfatare un altro luogo comune, e cioè che si pensa o si crede che il randagismo sia spesso causato anche dai turisti che abbandonano gli animali mentre sono in vacanza. Io penso invece che ciò non sia vero. Qua in Sardegna la maggior parte degli animali abbandonati sono animali locali. Domestici, ok? Locali. Sì, per le ragioni che ha detto anche prima Cosetta. Primo, per un fatto educativo. Secondo, ma altrettanto importante, per un fatto economico, perché la gente non si può permettere di spendere i soldi che chiedono le diciamo gli enti privati, ok? I veterinari. E poi perché c'è questa, diciamo, abitudine locale del tenere i cani, se vogliamo, liberi, però sono liberi anche di accoppiarsi, e questo chiaramente causa questo affollamento, diciamo, di cani randagi. Però un punto è fondamentale. Stasera io mi auguro che dopo la manifestazione delle frecce tricolore, Gianni Giovannelli, che è il sindaco di Olbia di adesso e anche della precedente diciamo, legislatura, non so se si prenderà l'impegno, però noi vorremmo che Gianni Giovannelli, che già ha fatto un atto secondo me importante, cioè quest'anno alla notte di Ferragosto, credo che Giovannelli sia stato uno dei pochissimi sindaci che ha detto no, io soldi per i fuochi d'artificio, buttarli via per 10 minuti non li voglio buttare via. Io spero che, non avendoli buttati via, li conservi per delle azioni che gli consentiranno anche di rispettare il suo obbligo di legge, che è quello di mantenere in maniera decorosa i cani del rifugio, perché oggi lo sta facendo al 50%. Però ho visto lo scorso anno, Cosetta, infatti poco fa, insomma, poi siamo entrati in altri discorsi, però credo che un plauso vada fatto al sindaco, perché lo scorso anno si è prestato comunque alla manifestazione. Gianni è una persona sempre aperta ad ascoltare, a trovare assieme delle soluzioni. Non è che in un attimo, non è mai stato fatto niente, si possa risolvere un problema. Gianni è una persona che sente il problema, e io sono convinta che piano piano, certo, si cambierà. I miracoli tutti assieme non li possiamo Speriamo fare. Speriamo di migliorare quanto prima. Allora, io volevo dire una cosa, perché non c'entra niente col discorso, ma c'entra con noi. Oggi io sono triste e felice. Sono triste perché quando noi organizzavamo la manifestazione a Porto Rotondo
Avevamo una persona che ci è stata tanto tanto vicino, che noi non potremo mai dimenticare, che è Emilio Nessi. Emilio Nessi, il nostro grande amico che ci ha aiutato, e io chissà che se da lassù ci protegga, perché è una persona... Abbiamo Paul Cosetta, che è già dall'anno scorso, hai capito, che segue tutto quello che facciamo, per cui tu sei, diciamo, il nostro veicolo media per farci, così, per aiutarci a risolvere il problema. Per cui siamo molto contenti che tu abbia accettato di venire qui da noi anche questa volta. Ah, per me è un grande piacere. Però vorrei ritornare a parlare un attimino di gattini. Sì. Perché si parla tanto, sai, dei cani. Tu poc'anzi, Sergio, hai detto i turisti non abbandonano i cani. Anche perché se un turista si porta il cane presso, perché magari gli fa piacere pure farsi la vacanza con il proprio animale, no? Anche se c'è un problema qua. Non ci sono le spiagge e non si può portare i cani. Ci stavo proprio arrivando. Non ci sono le spiagge. Molti locali non ti fanno entrare. Insomma, c'è un po' di discriminazione. Un'altra battaglia che vietato entrare i cani. Un'altra battaglia che faremo quest'anno, e sono convinta che con Gianni lo capirà. Noi vogliamo che il prossimo anno Olbia abbia una spiaggia per i cani, perché è vergognoso. Olbia, la porta della Sardegna, non esiste una spiaggia dei cani. Poi vorrei anche che le attività commerciali capissero il problema. C'è gente che il cane è un figlio. Proviamo ad immaginare due persone anziane, certo, una coppia che non ha figli. Io i figli ce li ho, ma i miei cani sono gli altri figli. In alcuni posti, in alcuni, in tutti, non puoi andare, non puoi entrare. Il bello è che ti mettono subito la multa. Ma guarda, io ho avuto un cane per 14 anni. Allora io metto questo. Il prossimo anno noi vogliamo la spiaggia per i cani, ma attrezzata e bene. Se la spiaggia per i cani non la faranno, ci inventeremo un corpo di polizia, ce lo inventeremo per andare a mettere la multa alle istituzioni che non applicano le leggi. Sono d'accordo con te. Io ho avuto un cagnolino per 14 anni, poi poverino è morto di vecchiaia. No, ho sempre avuto grossissimi problemi per portarlo qui, per portarlo là. Ma sai, uno che va in un locale non può entrare col tuo animale domestico, che per me era un figlio. Ora ho due gatti, arrivo un attimo perché voglio tornare al discorso dei gatti, perché il fatto, così come è successo Olbia proprio da pochissimo, che qualcuno possa prendere animali meravigliosi come i nostri gattini e gli possa anche solo torcere un capello, far del male, o come qualcuno ha fatto, mettergli fuoco, è veramente una cosa schifosa, schifosissima. Quel gatto a cui fu messo fuoco nel 2006, io ricordo ancora nella testa il pianto della signora che mi chiedeva aiuto. Io la pregai di denunciare. Molte volte si ha paura di denunciare. Perché si ha paura? Si ha paura di ritorsioni. Però io dico, se tu veramente ami la tua creatura, devi denunciare. La signora ha denunciato questi tre delinquenti. E allora io dico, è vero che la pena che gli è stata inflitta, 6 mesi, 6.000 anni ti avrei dato. Ma minimo. Ok, sei mesi. Però la cosa più vergognosa, io penso, perché ciascuno di noi ha una coscienza, essere additato come il carnefice. Cioè, abitano in un paesino, San Luri e San Gavino, sono due gatti messi in croce, visto che parliamo di gatti, e fanno presto a dire, lo vedi? È quello. Quindi si creano il vuoto intorno. Io penso che quella sia la pena maggiore. Entrate nel sito della Lida della vostra città. Oggi siamo qui con gli amici di Olbia, una grande manifestazione, il ritorno comunque a Porto Rotondo dopo tanti anni. Porto Rotondo poi in una piazza che praticamente è all'entrata, direi, di questo meraviglioso posto turistico, Piazza Quadra, che è stata costruita da pochissimo. Sergio, siamo in chiusura di quella che è questa intervista lunga, ma sicuramente vogliamo ringraziare il Tartarughino, assolutamente, perché loro ci hanno messo a disposizione tutte queste cose. Vogliamo ringraziare il centro naturale commerciale, e in particolare Luisa, che è stata una persona squisita, e tutti quelli che hanno partecipato, assolutamente. Perché quando si organizza qualcosa c'è quello che appare, ma dietro c'è tutto un lavoro.
quindi tutte le persone. Lavoro che si fa anche con amore. Ah beh, certo, cioè gli animali poi ti insegnano una cosa molto importante, che aiuta forse a migliorare anche il genere umano, cioè ti insegnano a dare per il solo piacere di dare, senza aspettarsi niente in ritorno e senza fare troppi calcoli matematici di convenienza. Per cui dagli animali si impara la spontaneità e si impara l'onestà e la fedeltà. Noi è più di 10 anni che siamo entrati in questa avventura, nonostante si abbia parecchi mal di testa e spesso e volentieri non si dorma la notte, perché soprattutto Cosetta, devo dire, corre a destra e a sinistra insieme a chi collabora con lei qui a Olbia per andare a salvare cani che sono magari come quel famoso cane che fu chiuso dentro un frigorifero, che poi invece è diventato il cane della polizia, no? Per cui fa parte anche lui delle nostre numerose, fortunatamente, storie a lieto fine, che è una sezione del nostro sito che io invito tutti ad andare a vedere, perché è una sorta di un afflebo di ottimismo, cioè da quelle storie a lieto fine noi per esempio ricaviamo la forza per andare avanti nonostante che domani ci saranno delle altre difficoltà, però noi continuiamo. Approfitto, Cosetta, per salutare te, Cosetta Pronto e Sergio Sassi. Grazie. Però visto che ci siamo, parliamo di animali, una cosa che non ho mai fatto, Cosetta, salutare i miei due animaletti che sono Oscar e Neve, che ogni notte dice i gatti, molti dicono i gatti sono freddi, invece non è vero nulla, perché quelli arrivo, mi aspettano, la prima cosa che mi dicono è miau, come per dire ciao, ben trovato, come mai sei arrivato così tardi? Certo, io quando arrivo non riesco a aprire la porta, perché ho i miei cani e i miei gatti, perché i miei gatti non sono gatti ma sono cani, convivono benissimo, e devo aprire la porta, ma tutti mi aspettano, gioiose, non sono mai arrabbiati, mai, sempre felici nel vedermi. Bene. Quindi è questa la gioia più immensa. Grazie a tutti per averci seguito, viva la Lina, l'appuntamento è alla prossima, sempre a parlare di cose belle, di cose positive e anche a sottolineare quelle che sono le problematiche nella nostra isola e non solo. Ciao a tutti, arrivederci.